Dunque, primo successo con due gol di scarto, vinta una gara sporca contro una formazione, la Pistoiese, molto fisica. Servono naturalmente ulteriori conferme, ma sembra davvero un nuovo inizio. Squadra più ordinata e dinamica, soprattutto nel primo tempo. Sul piano del gioco c'è, a dire il vero, ancora parecchio da fare. Un solo brivido, il palo timbrato da Ricci sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa l'11 di Oteri si è abbassato, senza tuttavia correre grandi pericoli. Un intervento provvidenziale in aria di Janes e nulla più. In quella fase i biancazzurri hanno fatto fatica col palleggio a superare la prima linea del pressing avversario. In simili casi la migliore soluzione scavalcare il centrocampo e contemporaneamente accorciare. È stato fatto, ma non bene, perché i reparti si sono allungati. Una volta diminuita la pressione ospite è arrivato il raddoppio di Rauti, ispirato da Pompetti, che non ha cominciato benissimo ma è uscito fuori alla distanza, dimostrazione di personalità. Nel finale gli spazi sono aumentati, il giovane Chiarella, subentrato a Dursi, ha sfiorato il terzo gol. In sintesi, partita, ripetiamo, sporca e vittoria di sacrificio in linea con la Serie C. Sotto questo profilo l'interpretazione è stata corretta. Appena un gol subito nelle ultime tre partite, anche questa è una notizia, una sorta di Pescara 2.0. Tanti giovani, Sorrentino 2002, Veroli 2003, Diambo 2001, il primo gol col Delfino, Pompetti 2000, Rasi 99, Chiarella 2002, Rauti 2000. Prima affermazione con due gol di scarto era successo solo in Coppa Italia contro Olbia e Grosseto. Due vittorie di fila come in avvio di campionato, quando i biancazzurri hanno avuto la meglio su Ancona Matelica e Carrarese. Ed ora caccia del tris sul campo dell'Imolese. Non accade dalla stagione 2015-2016. Con Oddo in panchina, i biancazzurri furono capaci di inanellare prima 7 successi consecutivi dalla 18esima alla 24esima giornata, poi 5 vittorie di fila dalla 34esima alla 38esima giornata.